La mia posizione è nettamente contraria all'ingresso del socio privato, innanzitutto perché non ce n'è la necessità economica e da un altro punto di vista perché non ce n'è neanche la giustificazione politica dal punto di vista anche del rispetto normativo, e mi spiego meglio. Nel 2019 l'assemblea dei sindaci e dei soci di Rivieracqua ha deciso l'ingresso del socio privato con una gara d'appoggio fortemente voluta dalla provincia e dal lato idrico. Questo perché all'epoca Rivieracqua produceva passivo. Oggi come oggi invece Rivieracqua produce attivo, perché essendo entrati tutti i singoli gestori, Amai e Amat, all'interno del socio gestore unico, ecco che ARERA ha potuto autorizzare l'incremento delle tariffe che erano ferme da anni. Oggi come oggi Rivieracqua produce utili, in quest'anno 5 milioni, nell'anno prossimo saranno 10 milioni, in quello successivo saranno 15 milioni in più di aumento degli incassi derivanti dall'incremento tariffario. Sono 30 milioni in 3 anni. Con 30 milioni in 3 anni si può far fronte alle passività che ci sono e programmare anche degli investimenti, che oltretutto sono stati fatti col PNRR, il tubo nuovo che è stato fatto per dare acqua in Imperia, difatti è stato finanziato da Roma tramite i fondi europei. Oltretutto sull'acqua non si capisce quali siano state le motivazioni vere che hanno determinato il cambio di orientamento dell'amministrazione che adesso sta chiudendo il suo ciclo, perché inizialmente l'amministrazione Bianchieri, su un mio ordine del giorno presentato nel 2021 a dicembre, aveva votato favorevolmente al mantenimento della società esclusivamente pubblica di Rivieracqua, mentre invece poi successivamente ha cambiato idea, e ha cambiato idea imponendo anche una fretta delle vere e proprie tappe forzate dell'amministrazione comunale per arrivare a votare in zona Cesarini all'ultimo consiglio comunale la variazione dello statuto necessaria per l'ingresso del socio privato. Per quale motivo il sindaco non ce l'ha spiegato, perché non c'è neanche una scadenza di legge. Gli avevo chiesto un parere a un professore universitario, il quale spiegava bene come non ci fosse il presupposto dell'indifferibilità e dell'urgenza di quella deliberazione che avrebbe dovuto essere quindi adottata dal consiglio comunale nuovo, non certo da un sindaco che è in via di uscita dall'amministrazione comunale dopo un ciclo di 10 anni, di cui 5 anni ultimi secondo me non sono stati all'altezza sicuramente delle aspettative dei saremesi e dei bisogni della città. Allora, importante sicuramente perché la riqualificazione dei centri storici e della città è sicuramente importante e fondamentale in una città come Sanremo che ha subito, cioè diceva Italo Calvino, quella che è stata l'onta della speculazione edilizia. Questi giardini dove siamo adesso sono nati dopo il terremoto del fine del secolo scorso, nel quale era stato demolito, abbattuto quello che era residuo di quello che rimaneva del castello, e furono fatti questi giardini. Ci sono dei pini secolari, delle essenze anche appoggiate che vanno mantenute. È stato presentato questo progetto di riqualificazione in cui si parlava genericamente di rifacimento dei giardini, e dopodiché nel progetto è stato previsto l'abbattimento di tutti questi pini, così come sono stati abbattuti tutti i pini che erano sotto l'ospedale e da via Pascoli. Io non capisco veramente per quale motivo questa amministrazione ce l'abbia su con i pini, perché ovunque ci siano li va ad abbattere. Io penso invece che i pini vadano mantenuti, il verde a Sanremo vada maggiormente curato, non è stato fatto in questi anni. È una nota caratteristica qualificante della nostra città l'essere stata quantomeno una città giardino, e quindi il nostro compito è di preservare il verde. Se poi c'è una pianta che è malata, e me lo deve dire un agronomo, non me lo può dire un tecnico qualunque, ma bensì un tecnico specializzato, e non c'è la possibilità di salvarla, allora sì, si possono anche fare degli abbattimenti selettivi, però immediatamente provvedendo alla sostituzione dell'essenza abbattuta, cosa che a Sanremo non è stata fatta negli ultimi anni. Io me ne sono lamentato più volte in consiglio comunale. Non è più aggiornato il censimento del verde pubblico, non è mai stato fatto un censimento del verde privato di pregio, non si riesce assolutamente in questo modo a gestire un patrimonio arboreo come quello di Sanremo. Ci va più attenzione, è mancata. La prossima amministrazione deve provvedere. E in più, come riqualificazione, il centro storico adesso è interessato da un progetto Pinqua di oltre 15 milioni. Anche lì bisogna fare attenzione quando si interviene nei centri storici tutelati dal patrimonio, che fanno parte del patrimonio architettonico della nostra città, perché a volte questi finanziamenti che arrivano a pioggia sono anche l'occasione per fare dei lavori malfatti, invece ci va particolare attenzione. Riqualificazione che dovrebbe a raggio successivamente estendersi alle altre zone degradate della città, perché purtroppo ci sono, noi ci abbiamo le vie, via Galilei, via Martiri, la via Zefiro Massa, la parte alta, la via Dante Alighieri, che sono frutto appunto della speculazione edilizia, sui quali bisogna cominciare a pensare dei piani di riqualificazione urbana, anche eventualmente con sostituzioni edilizie, appunto per ridare pregi, decoro e un'esistenza dignitosa anche a coloro che ci abitano, sono tanti sare- e sono tanti.
importanti sanremesi. Io stesso sono nato e cresciuto in un quartiere popolare di Via Galilea di Sanremo, orgogliosamente, però mi rendo conto come tanti siano gli interventi da fare e come in questi anni invece non siano stati fatti. Allora, innanzitutto l'amore e la passione per la mia città e per la politica. Io politica e amministrazione l'ho sempre fatta da quando ero ragazzo. Ritengo che sia uno dei modi in cui una persona si deve dedicare all'impegno civile a favore della propria città. Io lo faccio in ambito amministrativo, studiandomi ogni pratica, approfondendola, cercando di dare il mio contributo anche costruttivo, anche allora che sono all'opposizione. Quando sono stato invece in maggioranza, quando ero consigliere e assessore provinciale, è appunto prestando il mio massimo impegno a favore dell'ente per il quale vengo a intervenire. Io mi ritengo un privilegiato perché mio papà è arrivato a Sanremo che aveva 20 anni da migrante, dopo essere stato in Argentina, vi era andato povero in canna, proveniente dal Veneto dopo la guerra, e ha trovato a Sanremo un posto dove è stato accolto e ha potuto lavorare, crescere una famiglia. Mi ha consentito di studiare me e mio fratello, siamo una famiglia di umili origini che però ci ha dato con l'istruzione e col sacrificio il senso dell'insegnamento di come ci si debba appunto mettere anche a disposizione. E io voglio restituire qualche cosa a questa città. Se fossi nato un secolo prima sarei stato un bracciante agricolo analfabeta, lo dico senza vergogna. Sono nato al momento giusto, al posto giusto, e secondo me Sanremo è davvero il posto giusto per poter crescere una famiglia e dei figli in un ambiente meraviglioso, bello, in una bella città. Sta a noi però mantenerla, ed è questo proprio la cifra e il senso del mio impegno civico: aiutare a far sì che le generazioni che vengono dopo trovino qualcosa ancora di meglio e di più bello di quello che ho avuto io. Che la macchina comunale di Sanremo, se non è guidata da una persona con esperienza, con capacità e che sa di cosa si sta occupando, alla fine poi è come un motore imballato che brucia la frizione e non va da nessuna parte. Perché io ho visto, al di là del sindaco, che sicuramente era la punta di diamante di questa amministrazione, un livello qualitativo troppo basso per quelle che sono le esigenze e le aspettative della città. E infatti in questi anni la città è scesa di livello, sia come decoro urbano, sia come manutenzione, sia come cura. Tante pratiche sono state veramente trattate con sciatteria. Abbiamo chiuso da ultimo con un avanzo di amministrazione di oltre 10 milioni, il che vuol dire che non sono stati mantenuti gli impegni di spesa che erano stati programmati. Segnale questo che la città non era ben amministrata. E comunque sia, dopo 10 anni di un'amministrazione Biancheri ci va un ricambio. Io dico sempre, se siete contenti di come ha amministrato Biancheri, votate tranquillamente il candidato Magri, che è una brava persona, e tutta la giunta di Biancheri è candidata con lui, quindi esprimerete un voto nel segno della continuità. Se invece ritenete che questa città abbia bisogno di un qualche cosa di più, ci sia necessità di un cambiamento e volete votare diversamente, se il vostro cuore batte a sinistra, votate Ferlegara, che è una brava persona, un compagno sindacalista che sicuramente può dare un taglio diverso a quello che è stato fino adesso. Se invece il vostro cuore batte più a destra, avete come obiettivo una politica moderata, concreta, che si occupi dei problemi e che sia attenta anche ai bisogni della popolazione, anche delle fasce più umili che sono state in questi anni abbandonate, perché è stato privilegiato viceversa quello che è stato il centro storico e la Sanremo, come si può dire, delle zone a traffico limitato, si dice, ecco, allora votate Gianni Rolando, che ha la concretezza anche professionale per poter affrontare al meglio gli impegni che ci sono in questa città. E secondo me, nella squadra di Gianni Rolando, Forza Italia rappresenta la forza moderata, centrista, capace, attenta, senza esagerazioni, che anche a livello nazionale si comporta in modo equilibrato e che dà proprio nella competenza e nella capacità amministrativa la propria caratteristica qualificante. E io, secondo me, da questo punto di vista, potrei essere anche una buona scelta. Allora, io sono addolorato di quanto è successo, perché io non vivo mai con piacere il fatto che la mia nazione, l'Italia, o in questo caso qui la mia regione, la Liguria, sia colpita da scandali, da sospetti, da indagini giudiziarie che sono doverose, necessarie, ma che ovviamente lasciano l'amaro in bocca, perché come me è ancora una visione, se volete, idilliaca della pubblica amministrazione, dell'impegno politico, ideale più che idilliaca, direi. Quindi io, da questo punto di vista qua, esprimo la vicinanza umana nei confronti di chi, facendo anche l'avvocato, si trova ristretto nella libertà, perché capisco anche il dolore, la sofferenza, lo sbigottimento che uno trova nel momento in cui viene colpito da un provvedimento giudiziario.
e non mi esprimo su quella che è la valutazione delle condotte che vengono contestate, perché non conosco gli atti, non li ho visti, non compete a me vederli in questa fase. C'è ancora ovviamente il segreto istruttorio, ci sono i giudici, i magistrati che faranno le loro valutazioni, diranno come stanno le cose. Abbiamo noi anche visto a Sanremo con l'episodio ad esempio di Folletti del Cartellino, come molti siano finiti sulla gogna e poi invece siano stati assolti perché effettivamente questi illeciti non c'erano, quindi si vedrà alla fine. Però io mi voglio sottrarre proprio a questa polemica che c'è di chi è uno, di chi è l'altro, com'è. Io, anche se il presidente Totti oggettivamente non era a sostegno della mia coalizione ed era quindi sosteneva un nostro avversario, io gli esprimo la mia vicinanza umana e politica. L'unica cosa che mi sento di dire e di dirgli è di essere fiducioso, perché comunque la macchina della giustizia italiana, anche se con i suoi tempi, ha sempre dimostrato di saper fare la tara a tutte le cose. Se poi emergeranno delle responsabilità, è giusto che chi ha sbagliato paghi e venga punito anche severamente. Ovviamente c'ho l'amaro in bocca proprio per l'ondata e l'immagine di discredito che viene gettata sulla Regione Liguria. Mi auguro solamente che la giustizia possa avere delle performance migliori di quella che ha avuto la sanità ligure, perché se io a Giovanni Totti faccio, come si può dire, una censura, non è dal punto di vista giudiziario perché ci sono i magistrati, ma dal punto di vista politico, perché durante in questi anni la sanità, soprattutto nel Ponente Ligure, è andata in forte sofferenza e mi sarei aspettato da lui un intervento maggiore e migliore, mentre invece purtroppo abbiamo visto scadere il livello degli ospedali, soprattutto quello di Sanremo, che ha perso capacità, ha perso reparti, ha perso, come si può dire, competenze per poter dare la giusta assistenza ai nostri cittadini. E questa è una colpa che io muovo a Totti, più di quelle di cui viene accusato a livello giudiziario, di cui risponderà lui davanti ai magistrati. Forza Italia dovrebbe scegliere, perché è un partito moderato del centrodestra, baricentrico nel panorama politico nazionale, che a livello nazionale ha dato prova di equilibrio e di misura con il suo leader Tajani, e che a livello cittadino, con la mia presenza ma anche di tutti gli altri consiglieri del gruppo in questa legislazione, ha dato la prova e la capacità di saper fare opposizione in modo costruttivo, capace, competente e anche severo sulle pratiche che non dovevano essere approvate. Io penso che quindi il voto a Forza Italia sia un bel voto, sia un voto fatto a persone competenti, una lista giovane, una lista di persone volenterose, e per quel che riguarda ovviamente la mia candidatura, io ritengo di aver dato dimostrazione in questi anni di consiglio comunale, di impegno, di serietà, di dedizione, ed è secondo me solamente l'inizio. Io vorrei riuscire a poter dare molto di più e restituire almeno a questa città un po' di quello che questa città mi ha restituito, quindi io mi metto a disposizione dei sanremesi.